pericolose o elementi nocivi per le persone. Ecco, quindi questo è già un dato positivo. Sì, però c'è questo odore che disturba e da qualche parte deve provenire. Voi avete fatto delle ricerche, avete indagato, avete capito di che si tratta? Beh, guardi, noi appunto siamo stati coinvolti, facciamo un attimo la storia del problema. Da venerdì siamo stati, il nostro istituto, l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, siamo stati contattati dalla Protezione Civile del Comune di Roma, Vigili del Fuoco, Protezione Civile Nazionale, perché venivano riferite appunto queste telefonate in cui si indicava un forte odore di uova marce e i tecnici competenti sanno che questo è associato all'idrogeno solforato, che è un gas tipicamente di origine naturale legato a manifestazioni fredde di vulcani in ambiente geotermico. Quindi hanno chiamato noi. Certo. Noi abbiamo immediatamente fatto i nostri controlli, abbiamo guardato quello che stava succedendo, insomma, insieme ai tecnici, e verificato l'area di interesse. Ricordo che Roma si trova in mezzo a due vulcani, a nord il complesso dei Sabatini e a sud-sud-est il complesso dei Colli Albani. Colli Albani sono un vulcano quiescente, sulle cui pendici sono presenti delle manifestazioni emissione gassosa in cui c'è anche presenza di idrogeno solforato. Proprio in quei giorni il vento soffiava, diciamo, dai Colli Albani verso Roma debolmente. Quindi per cui abbiamo in una prima fase ipotizzato che una debole dispersione del vento, insomma, potesse fare risentire queste, questo odore. Quindi origine naturale. Il primo giorno. Ecco. Sì. Poi? Dopodiché invece c'è stata un'interruzione con le piogge, le telefonate hanno ripreso in modo sempre più abbondante, forse anche per effetto delle comunicazioni dei giornali, ma l'odore è cambiato. L'odore era nettamente dolciastro, quindi non ha più niente a che vedere con lo zolfo. E cosa pensate che sia? E noi pensiamo che questo sia legato sia di origine antropica o legato a rigurgiti di fogna o di emissione da industrie, da discariche, insomma, sicuramente però non è di origine naturale. Ecco, quindi è provocato dall'uomo, quindi adesso è stata allertata ovviamente gli organi competenti che stanno facendo delle verifiche per vedere cos'è che provoca questo odore, che però ricordiamo non è nocivo. No, in questa fase almeno le concentrazioni non ci sono, sotto i limiti di rilevabilità degli strumenti. È stato ipotizzato anche, insomma, si legge sui giornali. Ah sì, dei terremoti vicino a Roma. No. Dico, ma noi dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, la nostra rete sismica non ha rilevato terremoti, la nostra rete di monitoraggio geochimico non ha rilevato concentrazioni di gas in aumento in questi giorni. Quindi è provocato dall'uomo. Quindi è provocato dall'uomo. Chi l'ha, quasi chi l'ha fatto. Come sempre, purtroppo. Grazie, grazie Maria Luisa Carapezza, davvero. Grazie a voi. Ai ragazzi della Giuseppe Verdi di Roma, ciao a tutti, ci vediamo domani alle 17.